Abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma adesso ci siamo. Niente in confronto a quanto è accaduto nella serata e nella notte. Situazione difficile a Siena, un maltempo che ha creato tantissimi disagi. Veramente un disastro. Se andiamo a rivedere le immagini che sono state mostrate sui social, a chi ci ha seguito ovviamente nel corso della notte, anche sul sito www.radiosienatv.it, allagamenti, strade chiuse, e tra l'altro ricordiamo che anche le scuole saranno chiuse nella giornata di oggi a Siena. Danni e disagi dunque sia per quanto riguarda la zona centrale della città, sia per quanto riguarda la periferia e anche alcune zone della provincia. Per questo noi iniziamo Buongiorno Siena con il collegamento con Ezio Sabatini, Protezione Civile. Andiamo a sentire qual è la situazione attuale dopo questa bomba d'acqua, dopo il maltempo di ieri pomeriggio e della sera. Buongiorno. Per quanto possa essere un buongiorno dopo una nottata così intensa, sostanzialmente nella zona del capoluogo e poi della Valdelsa, con comunque alcune segnalazioni che si sono avute anche fino a Monterone e Buonconvento. Questo è un po' il quadro complessivo di come noi del volontariato e protezione civile abbiamo lavorato in raccordo con gli enti nella tardo pomeriggio di ieri, per poi continuare fino alla notte. Su Siena alcuni interventi urgenti per quanto ci riguarda si sono addirittura risolti intorno alle 4:30, quando, come avete visto, l'evento ha iniziato a perdere intensità e si è mosso più sulla costa che non sulle nostre zone. Per capirci, quando parliamo di interventi urgenti, quando piove in questo modo, parliamo di quei fondi che per dimensione o che per problematiche di altro tipo non abbiamo potuto evitare di pompare. Perché questo? Perché solitamente è come il percorso dei vasi comunicanti, perché non torna l'impianto fognario a poter captare le acque meteoriche, è particolarmente complicato. Abbiamo registrato un gran numero di microfrane, frane e microfrane, quindi con tutti i problemi legati alla viabilità, soprattutto nei centri urbani, e quindi ritorniamo a parlare principalmente di Siena, mentre invece in Valdezza, dove anche lì si è lavorato tutta la notte, osservati speciali sono stati grandi fiumi della cittadina industriale, perché comunque abbiamo vissuto una situazione di forte aumento dei volumi e pertanto è stato necessario presidiare dall'ultimo le situazioni. Per adesso, ad adesso sembrerebbe tutto più o meno rientrato, si fa la conta dei danni e siamo in attesa che i vari centri operativi comunali aperti, che sono più o meno quelli dei comuni che ho elencato, inizino a pianificare gli interventi del giorno, anche grazie al ritorno della luce. Perché c'è anche questa problematica in alcune zone. Tra l'altro sta piovendo questa mattina, quanta è la preoccupazione per la precipitazione di queste prime ore del giorno? Allora, il fatto è che ciò che ci aspettiamo è una pioggia non particolarmente intensa, è un fenomeno più o meno come quello che abbiamo già vissuto, ma spalmato su una parte di regione molto molto più ampia, per cui, così ci viene detto, arriverà un numero di millimetri di pioggia tutto sommato minore. Valutiamo che noi su Siena abbiamo vissuto 100 millimetri di pioggia nell'arco di circa 3 ore, quando in un anno intero il nostro è un territorio da 800-900 millimetri di pioggia. Ecco, questo per far capire la dimensione della forza di questa precipitazione, di questa bomba d'acqua, l'abbiamo definita così, ormai si usa questo termine molto spesso, comunque un maltempo da record, verrebbe da dire, anche stando a commentare quello che è il dato che ci fornisce la Protezione Civile, in questo caso Ezio Sabatini. Sì, quindi stiamo parlando di un nuovo fenomeno che non avrà grossi effetti sulle zone non colpite. Mentre dove il territorio è già inibito, dove ci sono fenomeni di frane, di liquefazioni, insomma, le cose che abbiamo, come avete detto voi, visto sui social all'inizio di intervento, probabilmente se dovesse continuare a piovere in un certo modo, lì potrebbero un po' aggravarsi queste situazioni. Per cui si tratta di attenzionare in modo puntuale da parte
dei vari centri operativi comunali queste situazioni da poter evitare, insomma, per quanto in realtà poi le frane di fatto se non si muovono sono sostanzialmente già ferme. Per quanto riguarda invece il livello dei fiumi e dei vari torrenti, attendiamo comunque che possa ulteriormente aumentare, ma vedremo un attimo sul momento. Ripeto, l'evoluzione del fenomeno è da seguire in modo particolare, soprattutto per quei comuni elencati all'inizio. Allora, noi liberiamo Ezio Sabatini perché ovviamente gli impegni sono tanti, la notte è stata completamente in bianco per quanto riguarda gli operatori della Protezione Civile, che ringraziamo tutti perché sono sempre al nostro fianco e soprattutto vegliano su di noi anche in situazioni di, anche e soprattutto in situazioni di emergenza come questa. Però vorrei un piccolissimo appello, ma importante, perché nel corso della serata e della notte, con l'aiuto ovviamente di immagini, di video, con l'aiuto dei cellulari, si è certamente dato un sostegno a chi era in difficoltà, ma come al solito, come spesso accade ed è un fenomeno attuale, si sono diffuse anche delle fake news, si sono diffuse delle immagini che insomma non c'entravano niente con la situazione difficile di Siena, e questo quindi insomma, prima di creare allarmismo esagerato, bisogna sempre fare attenzione e soprattutto insomma valutare bene quello che ci viene mostrato, ci viene proposto. Sì, questo purtroppo è un corollario ormai delle emergenze che viviamo ormai da qualche anno a questa parte. È chiaro che in un momento del genere il 112, i Vigili del Fuoco, i vari centri operativi comunali impiegano gran numero delle loro risorse per mettere in fila le segnalazioni da parte dei cittadini. I Vigili del Fuoco hanno fatto un comunicato nella notte parlando di oltre 100 richieste di soccorso su Siena. Per cui andare a produrre, anche solo per divertimento o per far girare notizie che non sono verificate tramite social, WhatsApp, Telegram e vari canali, significa soltanto andare ad aggravare questo meccanismo che è fondamentale per poter scremare gli interventi più importanti da quelli che lo sono meno. Per cui anche inconsapevolmente comunque andiamo a rendere meno efficace ed efficiente il meccanismo del soccorso. Grazie Ezio Sabatini, un buon lavoro e ancora a tutti voi davvero un pensiero che è al di là di quella che è la vostra attività, ovviamente un pensiero da parte di tutti, soprattutto quelli che si sono trovati in difficoltà. Buona giornata. Buona a voi. Non rinunciamo a Mauro Martellucci anche in questo giorno così particolare, ci facciamo raccontare una storia di Siena, perlomeno, come dire, adesso divaghiamo dalla situazione maltempo. Ovviamente situazione sulla quale torneremo nel corso di questa trasmissione, nel corso della giornata. È il 18 ottobre, buongiorno Siena, buongiorno a tutti, è una data particolare per la famiglia Piccolomini, perché il 18 ottobre del 1503 muore a Roma Francesco Todeschini Piccolomini, Papa Pio III e nipote di Enea Silvio Piccolomini, il celebre Papa Pio II, che era nato in questo stesso giorno, ma un secolo prima, il 18 ottobre del 1405 a Corsignano. Ora, di Pio II tutto sappiamo. Invece di Francesco Piccolomini, possiamo dire che nasce a Sarteano nel 1439, è figlio quartogenito di Nanni Todeschini e di Laudomia Piccolomini, che era sorella di Papa Pio II. A 22 anni viene nominato amministratore della neonata sede arcivescovile di Siena dallo zio, appunto, Papa Pio II, il quale gli consente anche di fregiarsi del nome e del rango dei Piccolomini. Il 23 aprile del 1459 aveva già ottenuto le insegne arcivescovili, ma non aveva ricevuto la consacrazione episcopale, che gli verrà conferita solo con la sua elezione a pontefice molto tempo dopo. Una carriera lampo la sua. Nel 1460, l'anno dopo, viene nominato cardinale nel concistoro celebrato proprio a Siena. E le cariche poi all'interno della Chiesa sono molteplici.
Esegue abilmente missioni amministrative e diplomatiche. È vicario dello zio Pio II quando questo parte per la crociata. Va legato in Germania, a Perugia, poi è legato di Alessandro VI presso l'imperatore Carlo VIII. Il 22 settembre del 1503 viene eletto papa col nome di Pio III. Per festeggiare l'avvenimento, i senesi l'8 ottobre organizzano una solenne processione. Però il pontificato di Pio III è breve. Il 18 ottobre dello stesso anno, dopo 26 giorni dalla proclamazione, muore. Ufficialmente il decesso è attribuito ad un'ulcera alla gamba, ma in molti sostengono che sia stato un avvelenamento voluto dall'allora signore di Siena Pandolfo Petrucci, offrendo così campo all'ipotesi di una congiura tutta senese. Questo però non lo sappiamo. Durante il suo brevissimo pontificato poté solo annunciare il proposito di attendere alla riforma della Chiesa e alla pacificazione della cristianità. Amante dell'arte, riconoscente allo zio Pio II per tutto quello che aveva fatto, fonda in sua memoria la Libreria Piccolomini presso la cattedrale, dando incarico a Pitturicchio di decorarne gli ambienti e rendendola quella meraviglia che ancora oggi possiamo ammirare. Però l'idea della congiura non è male, e ho fatto anche la rima. Grazie a Mauro Martellucci, come al solito con le sue storie di Siena, ogni giorno e anche oggi, anche la prossima settimana, speriamo una prossima settimana che possa iniziare davvero in maniera migliore rispetto a quanto andiamo a concludere in questa giornata. Adesso il traffico, la viabilità, l'aggiornamento con ANAS, vado a leggere alcune variazioni in Toscana sulla strada statale 223 di Paganico, e quindi riguarda anche noi il territorio della Grosseto Siena, una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Siena, di San Rocco a Pille in direzione Grosseto e appunto nella provincia di Siena. E Siena-Bettolle, la strada statale 715 attiva una riduzione di carreggiata in direzione Siena in corrispondenza del cavalca ferrovia del comune di Sinalunga. E per quanto riguarda la provincia di Siena credo che sia tutto. Vediamo che però ci sono situazioni di strade chiuse per allagamenti e frane in Val di Corno e in Val di Cecina. Quindi subito la linea d'ANAS per le ultime news. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Toscana. Sulla strada statale 223 di Paganico è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Siena e di San Salvatore a Pilli in direzione Grosseto in provincia di Siena. Sulla strada statale 715 Siena-Bettolle è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Siena in corrispondenza del cavalca ferrovia del comune di Sinalunga in provincia di Siena. Sulla strada statale 398 via Val di Cornia è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Campiglia Marittima e di Montegemoli in direzione Piombino in provincia di Pisa. ANAS ricorda: quando sei alla guida tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Situazione difficile, difficilissima nella notte a Siena. Andiamo alle notizie dell'ANSA, prendiamo quindi spunto da quello che è appunto il titolo principale: maltempo, stazione di Siena allagata, stop ai treni, scuole chiuse, strade in tilt dopo un violento temporale. Gianni dice: perturbazioni che passano da zone occidentali a aree interne della Toscana. Protezione civile pronta a intervenire. La protezione civile l'abbiamo sentita in diretta poco fa, adesso invece in diretta abbiamo Simone Bachini per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale, come ogni venerdì, per avere le notizie della Toscana, soprattutto per commentare insieme quello che è accaduto, perché il maltempo non ha imperversato solo nella provincia di Siena ma anche in altre zone della Toscana, come abbiamo sentito da ANAS nel precedente collegamento. E poi bisogna fare una riflessione su queste bombe d'acqua che sono sempre più frequenti anche nel territorio regionale. Diamo il buongiorno a Simone Bachini.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno e ben ritrovato, anche se, come dicevamo prima, un buongiorno veramente particolare, difficile per intanto capire qual è la conta dei danni, capire qual è la somma dei disagi che i cittadini a Siena e anche in altre zone hanno subito, lo sapremo più avanti, però certamente vedendo queste immagini, anche le nostre immagini, oltre ai titoli che abbiamo appena letto, si capisce insomma l'entità e la gravità di una serata, di un pomeriggio e di una nottata. Sì, una nottata, una serata drammatica un po' ovunque in Toscana. Chiaramente le zone più colpite sono quelle del Senese, anche verso Poggibonsi, Certaldo, ma la situazione è molto critica a Venturina. Venturina, Campiglia Marittima, Comune di Suvereto, di nuovo le zone già colpite dal maltempo un mese fa, come quelle di Castagneto Carducci, e anche la situazione nel comune di Piombino. Ma c'è il fiume Cornia che sta esondando, ha già esondato a Venturina, e da capire quello che farà nelle prossime ore, insomma. Noi intanto, approfittando della presenza di Simone Bacchini per commentare appunto quello che attualmente è lo stato del maltempo e ovviamente dei danni in Toscana, facciamo rivedere le immagini che invece hanno caratterizzato Siena. Qui si vedono le immagini della stazione di Siena allagata, la stazione ferroviaria appunto, e lo stop ai treni fino alla giornata di oggi. Dicevamo, Simone, una riflessione importante la stanno facendo anche a livello istituzionale in regione. Purtroppo queste precipitazioni così forti, così violente, sono sempre più una caratteristica anche del nostro territorio. Praticamente, arriviamo da un'estate che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, no? Cioè, queste altissime temperature. E ieri leggevo semplicemente un post di uno dei meteorologi dell'AMMA che diceva che comunque la situazione delle temperature, e lo vediamo anche quando giriamo in strada in questi giorni, è ancora alta, cioè è ancora caldo, e quindi appena arriva anche una minima perturbazione siamo in una situazione tropicale, cioè questo è molto, paradossalmente è molto semplice spiegarlo. Si è accumulato talmente tanto caldo, soprattutto i mari, il Mediterraneo, le coste erano 2-3 gradi superiori, e questo in qualche modo deve sfogarlo fin quando non abbasseranno le temperature, che allora, vabbè, nel senso, paradossalmente l'inverno è più tranquillo da questo punto di vista, ecco. Verissimo, verissimo. Molto spesso infatti è questa la stagione più critica per quanto riguarda certe situazioni violente dal punto di vista meteo. Simone, approfittiamo della tua presenza come ogni venerdì, oggi un venerdì diverso perché di solito andiamo a fare un po' il riassunto di quello che è accaduto, un riassunto no, ma certo un commento a un fatto di cronaca delle ultime ore che ha riguardato la Toscana, che ha riguardato anche tra l'altro una zona abbastanza vicina alla provincia di Siena, anche se nella provincia di Firenze, parliamo di San Casciano, questo delitto, un giallo che si è risolto subito, almeno sembra, con la confessione del nipote che avrebbe ucciso la zia. Oggi tra l'altro andrai a fare un servizio proprio lì. Il dramma di un paese, di una comunità, perché anzitutto a decedere, a morire, è colei che gestiva gli alimentari del paese, no? E sappiamo quanto in queste comunità la persona che gestisce gli alimentari sia un punto di riferimento fondamentale, no? Per soprattutto per tanti anziani, e quindi c'è un accorato lutto proprio della comunità, ma questo poi non toglie nulla al fatto che aveva questo nipote aveva un'arma non detenuta, aveva una situazione complicata che tutti conoscevano, e in molti dicono ci siamo appellati molte volte ai servizi sociali, quindi insomma c'è un... Ora qui si va molto oltre il disagio giovanile o comunque la situazione, fatto sta che
questa persona si sapeva, ecco, non è la classica questione, mi sembrava una brava persona o era schivo, non parlava, aveva tanti problemi, ecco, e questo è stato evidenziato purtroppo un po' da tutti. E poi c'erano all'interno della famiglia dei dissidi e anche questi magari hanno contribuito. Quindi oggi andrai, come detto, sul posto, c'è ancora sgomento per quello che è accaduto e ovviamente non solo lì, ma un po' in tutta la Toscana, ci si interroga anche sul numero dei delitti che sono cresciuti moltissimo nella nostra regione negli ultimi anni. Simone, buon lavoro, grazie per questo intervento, anche se in una giornata di emergenza un po' per tutti. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Sì, ci ritroviamo venerdì. Ciao. E quindi salutiamo Simone Bachini, giornalista, ovviamente impegnato quotidianamente per quanto riguarda i fatti che riguardano la Toscana. Noi vogliamo tornare invece a Siena per quanto riguarda quella che è stata la nota diffusa ieri sera sulle strade chiuse perché allagate, comunque perché presentavano delle criticità, un lungo elenco di strade che sono state chiuse: via dei Cappuccini, strada di Collinella, via delle Grondaie, via La Malfa, via Aldo Moro, e invece strade allagate ma che sono rimaste aperte durante appunto il periodo sera-notte: la strada di Marciano, il sottopasso di Piazzale Rosselli, la piaggia della Scimmia, via Cassia Nord, strada statale 73 Ponente, via Fiorentina. Abbiamo sentito dalla Protezione Civile che il maltempo ha imperversato soprattutto nella zona nord della provincia e quindi anche in Valdelsa ci sono delle criticità importanti. Torneremo ad aggiornarvi, soprattutto alle ore 8 in punto avremo le notizie del meteo con i previsori dell'AMMA che saranno in diretta con noi come ogni giorno. Adesso velocemente a dare un'occhiata ai titoli principali dei quotidiani nazionali, perché ovviamente il nostro compito è anche questo, e allora andiamo alla stampa con quello che è accaduto. Israele non si ferma, Sinwar ha ucciso, Netanyahu non abbiamo finito, Hamas rilascia gli ostaggi, Biden possibile una soluzione per Gaza. E poi i migranti in Albania, avanza la linea Meloni, adesso gli olandesi puntano sull'Uganda. Conte, questa manovra è un imbroglio, lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle. Il Messaggero, con ucciso il capo di Hamas, la guerra a un bivio, la vendetta di Israele, la mente del 7 ottobre eliminato forse per caso in uno scontro a fuoco a Rafa. Statali, spinta al contratto, altri 153 euro per 3 anni, i nuovi tetti alle detrazioni, 4.000 euro per i redditi medi. Un'altra notizia che prendiamo dal Messaggero, la rivincita del Sud, in questo caso la favola calcistica alla festa del cinema. E invece addio errori, in campo arbitrerà l'intelligenza artificiale, chissà che cosa potrà combinare. Libero, PD isolato in Europa, la linea Meloni piace, a Bruxelles diversi paesi si schierano con l'Italia sui centri migranti all'estero, i nostri progressisti delusi vanno in Albania a protestare. La fotonotizia per il film sul segretario del PC, i compagni riscrivono la storia di Berlinguer, in questo caso Daniele Capezzone nel suo articolo. Poi la BCE fa un altro taglietto dei tassi, riduzione di 0,25 punti, per il Fatto Quotidiano sanità. Il vero record è il ritorno ai livelli 2007, 6,2% del PIL, 12 miliardi sotto la media dell'Unione Europea, e il Fatto titola bugie di Meloni. Poi ucciso il capo di Hamas, paura in Israele per gli ostaggi, Netanyahu dice giorno di resurrezione, non ci fermiamo. Colloquio con Conte, qui siamo alla politica italiana, ci vogliono fuori dalle commissioni, il Movimento 5 Stelle dà fastidio, lo dice appunto il leader del Movimento. Poi Renzi smentito, alle regionali niente simbolo d'Italia Viva in Umbria ed Emilia Romagna, e in questo caso all'interno del Fatto ci sarà appunto la considerazione e l'approfondimento su questa notizia. Andiamo al Manifesto con Tempi Moderni, è la fotonotizia, lo sciopero e il corteo. Dopo 30 anni tornano in piazza uniti i metalmeccanici dell'auto contro Stellantis, che non investe e chiude, contro le bugie del governo per la giusta transizione elettrica che salvaguardi il lavoro. Ucciso il leader di Hamas, Netanyahu, ma non è finita, dice appunto Israele, rimpatri al vertice dell'Unione Europea, spunta l'Uganda, nonostante il flop il modello Meloni sull'immigrazione tenta Bruxelles, Albania si decide sulle convalide ma i centri sono ancora un cantiere. Adesso Avvenire con ucciso il capo di Hamas, questo è il titolo, la guerra una svolta,
e dunque per il modello Albania invece, che è il tema ricorrente anche in altri quotidiani, modello Albania alla fotonotizia sul tavolo dell'Unione Europea, ma la capienza per ora è ridotta. Istat, stranieri e con figli, povertà da record nel 2023, 5,7 milioni di persone in miseria assoluta. Un dato allarmante, ma comunque un dato che più o meno conoscevamo, purtroppo quando ci viene presentato così, insomma, diretto, fa veramente impressione. Il Sole 24 Ore, e si parla di sconti fiscali, il taglio che salva i contributi, la legge di bilancio 2025, l'imposta del 3% sui servizi digitali sarà applicata senza limiti di ricavi. La BCE riduce ancora i tassi, lo spread ai minimi da 3 anni, e poi per quanto riguarda mutui, quanto si risparmia dopo l'ultima sforbiciata e anche quelle future che sono attese. Biden dice a Gaza senza Hamas abbiamo la possibilità del day after, e per invece da questa notizia alla Gazzetta dello Sport, Sommer esclusivo, la mia Inter piglia tutto, il portiere dell'Inter che parla di scudetto di Champions, Sinner, tesoro del tennis, Djokovic si arrende ancora, e quindi per quanto riguarda una situazione incredibile per Sinner, davvero un successo dietro l'altro. Andiamo a chiudere con Milan, devi dare di più, questo è appunto l'imperativo per l'allenatore Fonseca. Noi ci fermiamo per la pubblicità e fra poco saremo ancora in diretta con un altro ospite. Solitamente il venerdì è un giorno che noi dedichiamo principalmente allo sport, a parte l'emergenza di oggi, quindi cerchiamo ovviamente di avere notizie aggiornate sulla situazione del maltempo e sui danni che ancora si registrano, ovviamente alternandole alle notizie sportive per presentare il weekend e quindi gli incontri del fine settimana. Abbiamo ospite già per parlare di quello che accade nel campionato di eccellenza un personaggio attivo, molto attivo in questo periodo anche dal punto di vista del calciomercato, ma ce lo dirà lui stesso. Salutiamo il direttore sportivo del Valentino Mazzola, Marco Manganiello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Buongiorno direttore, allora intanto parliamo della prossima sfida che vi vedrà in casa con la Fortis Juventus dopo la vittoria in trasferta con l'Antella. Sì, è una partita molto difficile da prendere con le molle, perché è una squadra molto ben attrezzata che, nonostante le difficoltà, visto che anche la settimana scorsa diciamo si era dimesso l'allenatore, è andata a fare una vittoria molto importante con lo Scandicci, quindi sarà una partita molto difficile, però ho visto i ragazzi molto carichi, si stanno allenando bene e quindi sono convinto sia lo staff che i giocatori si faranno trovare pronti per questa partita difficile che affronteremo domenica. Questa ovviamente è la presentazione della partita. Se chiediamo a Manganiello, chiediamo a qualunque altro addetto ai lavori del girone B dell'eccellenza, qual è invece la possibilità futura per quanto concerne il campionato, molto difficile rispondere, non ci riesce nessuno, perché tra l'altro questa storia di 6 squadre che sono raggruppate in 3 punti nella parte alta della classifica è abbastanza, insomma, singolare, e anche fa capire l'equilibrio di questo campionato. Certo, è un girone molto equilibrato perché ci sono veramente tante squadre attrezzate e costruite bene, per cui ora è difficile dopo 6 giornate fare un po' il punto della situazione, però come abbiamo visto sono tutte partite, tanti pareggi, pochissimi gol, quindi ci sono veramente squadre equilibrate e ogni partita veramente è difficile da affrontare. Per cui niente, noi abbiamo costruito una squadra in linea con diciamo, le richieste della società, cioè una squadra che possa provare a, diciamo, a migliorare la posizione dell'anno passato. E poi ovviamente la prima scelta che il direttore ha fatto, quella dell'allenatore, portando al Valentino Mazzola Marco Ghizzani, che dobbiamo dire, conoscendolo anche da molti anni, insomma, ha come dire, rilevato ancora una volta questo grandissimo entusiasmo, questo spirito così battagliero fin dal primo giorno, insomma, ha accolto ovviamente la richiesta con grande passione. Certo, Marco lo conosciamo tutti, a Siena lo conoscete molto bene, è un battagliero molto preparato, io è molto che lo conosco, non avevamo mai lavorato insieme e quando mi è capitata l'occasione sono stato ben felice di portarlo con me.
Ecco, per quanto riguarda invece il calciomercato, abbiamo detto il direttore del Valentino Mazzola molto attivo in questo periodo, giocatori che arrivano anche dopo l'inizio del campionato, stanno arrivando, probabilmente ne arriveranno altri, non so se possiamo commentare quella, insomma, che è la manovra dell'ultimo periodo o forse anche con qualche anticipazione per l'immediato futuro? No, allora, con diciamo ieri la presentazione dell'ultimo arrivato nella nostra rosa, Matteo Iasparrone, diciamo che il nostro mercato a oggi è chiuso. Siamo contenti della rosa che siamo riusciti a costruire, abbiamo portato 20 nuovi ragazzi in società, per cui niente, diciamo che adesso la rosa è completa, ci mancava qualcosa nel reparto avanzato, l'abbiamo colmato con appunto gli ultimi due arrivi di Geraci e Iasparrone, quindi ci riteniamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Ecco, una grande soddisfazione per il lavoro svolto e ovviamente capiremo se ci sarà grande soddisfazione al termine del campionato perché, lo ripetiamo e l'ha detto anche appunto il direttore pochi secondi fa, le ambizioni ci sono e non sono nascoste. Certo, quello è chiaro, come si dice sempre, le pecore si contano a maggio, per cui noi siamo appunto sulla carta ben contenti di come lavorano i ragazzi fin dal primo giorno di preparazione, come lavora lo staff, e adesso siamo anche contenti di quello che abbiamo fatto. Poi è chiaro, le risposte ce le dà solamente il campo, è inutile fare tante promesse, pensiamo a lavorare perché c'è da lavorare tanto, siamo partiti bene, però sappiamo che ancora abbiamo tanto da migliorare. Grazie direttore, buona giornata e in bocca al lupo per il prossimo impegno. Grazie Crepi e grazie a voi, buona giornata. Salutiamo Marco Manganiello, direttore sportivo del Valentino Mazzola, adesso ci dedichiamo un po' alla musica, in attesa delle previsioni del tempo, oggi più che mai importanti per capire cosa accadrà. E quindi per l'evento musicale di oggi, Giusy Ferreri, perché in questa data, nel 2008, lancia il singolo di grandissimo successo, Novembre. Abbiamo davvero necessità oggi delle previsioni del tempo, soprattutto di capire che cosa potrà accadere nel nostro territorio, anche ovviamente nelle altre zone disagiate della Toscana per le precipitazioni molto forti della giornata di ieri. Andiamo a collegarci con il Consorzio Lamma, c'è Claudio Tei, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Le notizie per fortuna sono buone per le prossime ore perché la perturbazione, la fase più intensa della perturbazione, diciamo, sta passando, transita verso est e quindi lascia spazio delle schiarite ancora per qualche pioggia qua e là, piogge che però appunto si spostano verso Levante. Quindi che succede? Succede che nella giornata di oggi ci saranno ancora dei rovesci sparsi in mattinata, però come dicevo la tendenza è a un miglioramento, ancora qua e là qualche locale piovasco nel pomeriggio, ma schiarite anche ampie a partire dalla costa e temperature sempre intorno ai 21-23 gradi, quindi ecco, per quanto riguarda l'intensità delle precipitazioni, ecco, siamo a fine della perturbazione che ha tanta pioggia ha portato nelle scorse ore. Che cosa ci attendiamo allora per le prossime? Facevi un po' un riepilogo per quanto riguarda ieri, oggi e nel pomeriggio, invece i prossimi giorni c'è da stare un po' più tranquilli. Sì, nel fine settimana ci sarà un temporaneo peggioramento di nuovo nella giornata di domani, sabato, però si tratta di una perturbazione non così intensa rispetto a quella che è passata nelle scorse ore, quindi arriveranno delle precipitazioni sparse, localmente moderate, quindi un cielo coperto, una giornata un po' grigia, un po' più fresca perché arrivano venti da nord, anche il pomeriggio vedrà molte nuvole ma piogge intermittenti, un po' più probabile sulla fascia appenninica, temperature non superiori ai 20 gradi, quindi diciamo rispetto a questi giorni un pochino più fresco. Buone notizie invece per domenica perché la perturbazione se ne va, lascia qualche nuvola sparsa la mattina, e nel pomeriggio prevalenza di sole, il sole poi
farà aumentare anche in modo sensibile le temperature, che potranno raggiungere di nuovo i 25 gradi. Questo è un po' il quadro del weekend. Grazie, buona giornata, un saluto a voi, ci ritroviamo lunedì ovviamente con Meteolamma, con le previsioni del tempo, speriamo davvero che sia un tempo che non faccia più questi capricci, soprattutto questi disastri, mentre noi andiamo a parlare ancora di calcio, perché c'è un evento molto atteso, l'evento clou per quanto riguarda il campionato di Serie D di questa stagione, l'arrivo a Siena del Livorno, questo derby toscano dal sapore antico e comunque da una rivalità forte che si ripresenta, e abbiamo la possibilità nel nostro giro di intervista ai campioni del calcio oggi di avere, lo ringraziamo, di avere in diretta Daniele Cavallari, il difensore di Siena FC. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Ciao Daniele, ben ritrovato. Allora, intanto per quanto riguarda il maltempo, ha tenuto in ansia anche te, anche voi, oppure diciamo l'avete scampata? Ma a parte ieri sera che è saltata un attimo una luce, dopo è tornata subito, dai, non ci ha spaventato più di tanto, ecco, non abbiamo avuto problemi. Senti, invece, visto che hai usato questo termine, essere spaventati, vi spaventa, ti spaventa l'arrivo del Livorno? No, penso che sappiamo che è una partita importante, sappiamo che dobbiamo affrontarla col massimo dell'impegno, il massimo dell'edizione, come tutte le partite, e sono quelle partite che non hai anche bisogno di prepararle alla fine, perché le motivazioni, ecco, si trovano da sé. Due squadre in testa alla classifica, quindi scontro diretto al vertice, due squadre che sicuramente faranno valere la loro forza per tutto il campionato, probabilmente però un risultato che non potrà decidere la stagione, quello del Franchi di domenica. No, sono d'accordo, perché comunque il campionato è lungo, sono tante partite, sappiamo che è una partita importante, ma sicuramente non è una partita decisiva, ecco. Sei ripartito da dove era arrivata la squadra, cioè con questo ruolo da titolare, insomma titolare verrebbe da dire inamovibile, perché la squadra ha veramente tanto bisogno di te, della tua presenza, dei tuoi consigli, della tua prestanza, e quindi credo che personalmente sarai soddisfatto per questo inizio di stagione. No, beh, sono contento, mi fa piacere, magari un po' di rammarico perché avrei anche potuto segnare un gollettino, e per il resto mi fa piacere aiutare la squadra, dare il massimo per i risultati in campo. Per chi è abituato a vedere le partite del Siena sempre, quali differenze, insomma, possiamo far notare dall'anno scorso, campionato di eccellenza, a quest'anno campionato di Serie D? Qual è, diciamo, l'aspetto prevalente, quello che colpisce di più? Ma sicuramente altre squadre ovviamente sono più organizzate, più attrezzate, e si è visto un po', ecco, che il livello è cambiato. Quello, secondo me, è questo qui. Il fatto di aver indossato la maglia da capitano, e questo sarà un tema ovviamente ricorrente perché c'è una girandola di uomini nella squadra, visto che siete in molti, questo credo che ti dà anche motivo così di orgoglio, no? Rappresentare la Robur, essere, come dire, l'uomo che va a discutere con gli arbitri, credo che sia importante. No, sicuramente mi ha fatto piacere, ma mancava Giannetti, mancava Bianchi, e quindi, nel senso, mancava un po' di gente, fossimo stati tutti ovviamente non mi sarebbe arrivata la fascia, però mi ha fatto piacere assolutamente. E allora facciamo un invito alla tifoseria per essere tutti presenti al Franchi, oppure per una partita così non ce n'è davvero bisogno? Beh, invitiamo tutti i tifosi a venire a darci supporto per questa partita importante, allora. E magari il gol di Cavallari, che non è arrivato l'altra volta, potrebbe arrivare in una gara così sentita. Chi lo sa? Ah, magari sarebbe bellissimo. Allora Daniele, noi ti ringraziamo, un buon lavoro per queste ore che ovviamente vi porteranno alla sfida con il Livorno. Se rimani collegato con noi, facciamo sentire a te e anche a tutti i nostri radioascoltatori e telespettatori quello che succede a Livorno, perché abbiamo detto che qui c'è tanta attesa, e nella città labronica che cosa accade. Allora facciamo partire la sigla della rubrica 100 secondi con... Oggi ci viene a trovare il giornalista Davide Lanzillo, che segue quotidianamente la squadra del Livorno. Sentiamo un po'. C'è grande attesa per questa partita che varrà primo posto in classifica.
Una gara alla quale il Livorno si appresta a vivere dopo la vittoria convincente contro l'Ostia Mare, una vittoria che ha permesso agli Amaranto di lasciarsi alle spalle un po' i piccoli malumori che si erano venuti a creare dopo il pareggio a reti bianche sul campo del San Donato Tavernelle, San Donato che è l'ultima della classe, un pareggio che aveva fatto storcere un po' la bocca ai tifosi. Contro l'Ostia domenica scorsa invece è arrivata una prestazione figlia di un primo tempo ai limiti della perfezione, poi nella ripresa la formazione di Indiani ha un po' gestito, forse anche per preservare l'energia in vista di questa sfida che sicuramente sarà importante, e c'è anche curiosità di vedere il Siena da parte del Livorno, perché tutti alla vigilia della stagione davamo come gli Amaranto e il Grosseto in prima fila in questo campionato, il Siena un po' dietro, forse anche per il fatto che è una neopromossa dall'eccellenza. Invece i bianconeri in questa via di stagione hanno fatto davvero belle cose, soprattutto stanno costruendo il loro campionato grazie a una solidità difensiva davvero importante. Ecco, proprio questo sarà il tema del big match di domenica: il miglior attacco, quello del Livorno, contro la miglior difesa, quella del Siena. Filosofie quasi opposte, vedremo quale sarà premiata. In ogni caso, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, entrambe le formazioni avranno eventualmente tempo per recuperare. Non scordiamoci che siamo appena alla settima giornata di campionato, quindi c'è davvero un campionato intero da giocare, anche se forse dal punto di vista del morale qualcosa potrebbe lasciare in caso di vittoria di una delle due formazioni. Ovviamente la perdente qualche scoria se la potrebbe lasciare alle spalle, però ripeto, siamo davvero agli inizi, vedremo poi come andrà a proseguire il campionato. Grazie a Davide Lanzillo, grazie a Daniele Cavallari, i nostri ospiti che hanno parlato del derby tra Siena e Livorno. Ne parleremo molto ovviamente da ora a lunedì quando andremo a commentare quella gara, e adesso invece è il momento della pubblicità. Ci fermiamo ancora prima di andare poi ad altre notizie e ovviamente torneremo sulla situazione del Maltese. Non mancano i campioni dello sport oggi a Buongiorno Siena, nonostante questa giornata difficile, abbiamo detto, per la situazione che si è creata ieri sera e nella notte. Adesso parliamo di basket, andiamo ad ospitare un leader perché è un'autentica bandiera per quanto riguarda la Virtus. Salutiamo il capitano Gianmarco Leia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione troppo generosa. No, è meritevole dopo questi anni che hanno Grazie. dimostrato appunto quanto tu sia appunto un leader, una bandiera all'interno della squadra. Parliamo della squadra, parliamo della Virtus perché andiamo a presentare una trasferta ipotizzata difficile, quella ad Arezzo. Eh sì, è difficile perché, soprattutto perché viene in un periodo non proprio facile per noi, questo inizio campionato abbiamo visto anche dai risultati, un po' dal rendimento, non è che ci ha soddisfatto più di tanto, quindi arriva dopo una sconfitta che brucia molto in casa contro Castel Fiorentino, che appunto era il fanalino di coda del campionato, quindi è una sconfitta che ci ha lasciato molto amaro in bocca, diciamo così. Quindi ora ci presentiamo in un campo tosto di una squadra che comunque anche loro tra Serie C e Serie B sono una squadra esperta, insomma, e possiamo dire di categoria, che viene da un risultato importante perché la settimana scorsa ha battuto appunto il Costone con un'ottima prestazione. Abbiamo avuto modo di rivedere la partita, anche loro con un tiro allo scadere in fondo, e quindi una squadra sicuramente in salute che con la vittoria del Costone raggiunge 4 punti, quindi ha fatto 2 vittorie e 2 sconfitte. Insomma, una trasferta un po' ostica, nella quale però noi dobbiamo assolutamente dimostrare un cambio di mentalità, un cambio di passo e soprattutto una voglia di rivalsa e di riscatto dall'ultima sconfitta, ripeto. Ecco, a proposito dell'ultima sconfitta, abbiamo letto dei titoli e quindi a livello giornalistico sai che ci sono sempre degli aggettivi, no, che caratterizzano un po' i match. Abbiamo letto sconfitta sorprendente, ma è davvero così? Oppure magari facendo riferimento a un certo livellamento del campionato, insomma, non è poi così sorprendente, si possono fare punti con tutte, però si possono anche perdere punti con tutte. Allora, sicuramente lo sport in generale ci ha insegnato che questa ultima considerazione è vera e sarà sempre vera nello sport, perché è così. Però ti dico la verità, senza nasconderci dietro un dito, oggettivamente il valore del roster non era paragonabile, quindi
noi dobbiamo essere anche consapevoli dei nostri mezzi e della composizione della nostra squadra, e certe partite vanno vinte a tutti i costi. Quindi ora, titolo o non titolo, non è stato un problema all'ultimo canestro, lo scadere che abbiamo subito, è stato un problema arrivare a quell'ultimo tiro in una condizione di parità sostanzialmente. È vero, avevamo avuto un infortunio di Calvellini, che è il nostro leader tecnico, diciamo così, è il nostro finalizzatore per eccellenza, che ci ha lasciato dopo 3 minuti all'inizio della partita. È vero che Giulio Bartoletti, che è il nostro titolare, ha dei problemi alla schiena che si sta portando dietro, ma è vero anche che la squadra è composta da altri 8-9 giocatori di livello e di qualità, e devono dimostrarlo contro una squadra che invece, ripeto, senza nulla togliere, anzi complimenti a loro, a maggior ragione è composto, si è, diciamo, molto, ha perso molta qualità, perdendo Belli, Cucci, che sono venuti alla Menzana, perdendo Nepi, che è andato a Legnaia, e sostanzialmente è stata composta da diciamo giocatori under e qualche innesto di medio livello, ecco, oggettivamente. Ecco Gianmarco, ci rivolgiamo a te come giocatore esperto, no? Per chiederti, in questa fase iniziale per voi, quanto ha influito il cosiddetto fattore gioventù, una squadra che ancora magari deve trovare le giuste coordinate? Sì, ha influito abbastanza. Allora, ha influito a livello positivo, perché ti dico la verità, c'è un ottimo clima in palestra, ora al di là di l'ultima sconfitta e quindi degli strasci che si è portati dietro, ma insomma da inizio anno è un ambiente di lavoro positivo, nel quale si sta lavorando bene, si può lavorare bene, c'è tanto potenziale proprio fisico e umano, ma anche di disponibilità da parte di tutti i ragazzi, perché essendo un gruppo giovane è un gruppo che non ha sovrastrutture, diciamo, non avanza grosse pretese tecniche, quindi è a totale disposizione dell'allenatore, per cui stiamo crescendo tanto. È chiaro che dobbiamo trovare un po' le nostre gerarchie, la nostra quadra, perché come tutti i gruppi giovani devono capire poi dove andare in alcuni momenti della partita, quando accelerare, quando diminuire il ritmo, e invece in questo momento forse siamo un po' troppo scolari, cioè belli da vedere, insomma, però poco efficace, insomma, in questo momento, ecco. Però ripeto, non è tutto devastante. Noi poi abbiamo incontrato Usempoli, San Miniato e Costone Siena nelle prime giornate, che comunque come primo impatto per una squadra più appunto giovane possono averci un po' stabilizzato, ecco. Però l'importante è tenere dritta la barra e continuare a lavorare come stiamo facendo. Allora Gianmarco, l'in bocca al lupo che ti arriva in vista della partita ad Arezzo, della trasferta appunto, non è solo il nostro ma è di tutta Siena, perché Arezzo è una rivale storica a livello calcistico, a livello di basket e quindi a livello generale, quindi davvero un saluto, un in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a tutti quanti, buona giornata. Buona giornata al capitano della Virtus, Olleia, e come detto ci prepariamo alla pubblicità perché stiamo arrivando alla fase conclusiva della trasmissione, ma rimanete con noi, cercheremo di avere altre notizie in tempo reale per quanto riguarda quello che sta succedendo a Siena, dove tra l'altro, almeno guardando fuori dalla nostra finestra, vediamo spuntare anche un po' di cielo sereno, qualche spicchio di sole forse oggi riusciremo a vedere. E allora dunque la situazione maltempo, con ancora tanti commenti che possiamo fare per quello che leggiamo, l'intervento da parte della Regione Toscana, e andiamo a vedere l'ANSA con questa dichiarazione. Gianni, Protezione Civile pronta a intervenire, forti precipitazioni dall'arcipelago alzenese, è stata una serata, una nottata con temporali che hanno interessato appunto la zona della Toscana, precipitazioni molto forti fino all'Alto Grossetano, all'entroterra pisano e senese. Abbiamo anche sentito nel racconto di Simone Bachini quella che è la situazione nella zona della costa grossetano-livornese, appunto ci sono problematiche che riguardano Venturina, ma anche temporali forti nel pisano, allagamenti e sottopassi chiusi. Questa è la notizia che non riguarda solo Siena, torrenti vigilati a Marina di Pisa, i disagi più importanti
e vediamo anche la foto con un allagamento che ricorda un po' le foto che abbiamo visto nella notte appunto a Siena, pioggia precipitata abbondantemente con fortissima intensità e che ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città di Pisa, appunto in particolare sul litorale a Marina di Pisa, chiusi precauzionalmente alcuni sottopassi, la viabilità nelle strade trasformate in torrenti. Torniamo a Siena, torniamo a Radio Siena TV. Avete visto nella notte le tante notizie di aggiornamento, avete seguito sui social le immagini purtroppo disastrose di una situazione incredibile, di un maltempo da record come l'abbiamo definito, e adesso abbiamo in collegamento il nostro direttore Matteo Borsi ancora in giro per monitorare la situazione e quindi diamo il buongiorno a lui. Buongiorno Alessandro, un saluto a te e a tutti i nostri telespettatori, radioascoltatori, una nottata intensa, lo avete visto, ve l'abbiamo raccontata attraverso il nostro sito radiosenatv.it e fin dalle prime ore di questa mattina la nostra redazione è di nuovo al lavoro per andare in giro a raccontare e constatare appunto i numerosi danni che ha creato e che sta creando questo maltempo. Sia dalla Protezione Civile che da Meteolam abbiamo avuto, come dire, delle rassicurazioni per quanto riguarda la situazione attuale, per quanto riguarda le prossime ore, torneranno delle piogge ma non con la violenza, una violenza incredibile per alcuni, mai vista, quella del pomeriggio di ieri e della serata. Certo. Sì, certo, una forza della pioggia ha creato notevoli danni che insomma in questo momento si sta facendo la conta dei danni proprio in queste ore. È anche allo stesso tempo vero che le previsioni ci stanno rassicurando per la giornata di oggi e domani, e questo è sicuramente positivo. Ci auguriamo sia stato soltanto questo forte vento di ieri e che in queste prossime ore non capiti di nuovo. Ovviamente la conta dei danni riguarda sia numerose aziende che hanno questa mattina poi constatato, sia ieri sera ma anche alcune solo questa mattina constatato i danni subiti, e poi ovviamente tutto quello che riguarda la parte delle strade. Sapete che fin da ieri sera vi abbiamo aggiornato su alcune strade chiuse che poi sono state riaperte, piccole frane che causavano disagi alla circolazione, la piscina dell'acqua calda che fin da subito ieri sera ha avuto grossi problemi a causa del maltempo e che questa mattina è chiusa. Quindi nella giornata anche di oggi le scuole, ricordiamo anche le scuole chiuse, scuole di ogni ordine e grado, scuole di ogni ordine e grado, università per strada. Insomma, poi ieri sera si sono susseguite queste notizie anche appunto di chiusure per precauzione, no? Per cercare di rendere poi oggi una giornata non troppo caotica anche nelle strade e avere la possibilità di rimettere in sicurezza le varie situazioni più gravi. Assolutamente sì, un fenomeno invece in crescita purtroppo che di solito si abbina ai casi di cronaca e non solo ovviamente a questa situazione di maltempo, ne parlavamo prima con Ezio Sabatini della Protezione Civile, quando vengono diffuse fake news o video appunto contraffatti o falsi completamente e immagini che non sono inerenti al tema. Sì, anche questo è un altro grave problema che purtroppo ormai al giorno d'oggi capita spesso, insomma. Quello che vi raccomandiamo è di seguire sempre gli organi di informazione ufficiali, quindi le testate giornalistiche e gli organi informativi appunto come il Comune di Siena o gli altri enti ufficiali, perché altrimenti la divulgazione di fake news, che certe volte appunto purtroppo accade, potrebbe anche poi creare delle problematiche. Quindi è verissimo e come spesso accade questi casi si verificano nelle situazioni di emergenza, no? E questo è ancora più grave perché ci sono delle persone che magari hanno realmente delle difficoltà e altre che giocano su questo fatto, e questo non è sicuramente positivo. Assolutamente sì, un'altra giornata intensa per tutto lo staff di Radio Siena TV, per la redazione, ovviamente per i tecnici, seguiremo quello che accadrà, andremo un po' a fare il riepilogo e la conta dei danni, come diceva il nostro direttore, nella giornata di questo venerdì. Intanto un saluto.
Esatto, un saluto a tutti voi, continuate a seguirci, ovviamente aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito radiosenatv.it e poi le consuete edizioni del TG, quella quotidiana, insomma quella giornaliera e quella serale, lo ricordiamo, due edizioni alle 19 e alle 20.30, vi aspettiamo. Grazie, buona giornata. E dunque noi stiamo facendo ancora vedere le immagini di quello che è accaduto e adesso però torniamo proprio al sito www.radiosenatv.it con una notizia che non è del maltempo ma che riguarda, diciamo, la cronaca. Il crack Menzana 1871, chiesti 5 anni e mezzo di condanna per Massimo e Filippo Macchi, e poi invece gli aggiornamenti della stazione allagata con lo stop ai treni fino alla giornata di oggi, delle scuole chiuse per maltempo appunto, e anche un riepilogo della situazione durante la notte per quelle che sono state le strade allagate e chiuse. Invece, dicevamo prima, per queste dichiarazioni che ci sono da parte del presidente della regione Giani, che è intervenuto in merito al maltempo, mentre per quanto riguarda appunto alcune zone ancora c'è una situazione abbastanza complicata, Gianni parla di protezione civile pronta a intervenire facendo il riepilogo e anche andando alla prudenza. Il nostro sistema di protezione civile della Toscana è operativo, pronto a intervenire in caso di necessità, e quindi questa la raccomandazione, anche un po' come dire una dichiarazione all'impronta della sicurezza per far capire che il sistema è attivo e pronto. Adesso le pagine del Corriere di Siena, presentiamo la copertina con Menarini che vuole 23 milioni da TLS, l'azienda farmaceutica fiorentina ha prodotto dosi anti-Covid e reclama il pagamento contenzioso in tribunale. Poi per un'altra notizia, il comune su Esselunga, ecco l'iter per quanto riguarda invece i soldi a chi si trasferisce a Radicondoli. Questa è una notizia che arriva dalla provincia, da un territorio piccolo dal punto di vista degli abitanti, grande per quanto riguarda invece l'espansione di chilometri, e ci saranno dei fondi per chi si trasferisce nel comune di Radicondoli. Infortunio sul lavoro grave, un uomo di 46 anni, l'intervento dei soccorritori a Pienza, e poi quadreria del Museo Civico, si avvicina alla riapertura prevista entro fine anno, il punto del sindaco. Giordano alle scotte, 7 aggressioni in 6 mesi, sicurezza al policlinico, i dati dell'assessore in consiglio, casa gratis agli specializzandi, interviene la CGL. Parleremo ovviamente magari anche nei prossimi giorni di questa questione, mentre cresce l'attesa per il derby. Qui siamo al calcio e abbiamo fatto prima il collegamento con il giocatore del Siena Daniele Cavallari. Derby con il Livorno, voglia d'impresa, calcio di Serie D, ne parla appunto il Corriere. Karate con Menzana, scuola storica, all'esame tutti i promossi. E poi invece maltempo, allagamenti e disagi con disagi provocati dal nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto su Siena, criticità segnalate in particolare per smottamenti nella zona nord, e appunto la zona nord, come abbiamo sentito, è quella più problematica anche per quanto riguarda le ore successive ai temporali e al maltempo. Siamo andati un po' oltre la fine della nostra consueta trasmissione oggi e andiamo adesso a divagare un pochino in attesa forse dell'ultimo collegamento per aggiornamento situazione maltempo. Ci sono delle notizie particolari e curiose, chiederei alla nostra regia di intervenire su questo monitor, così vi facciamo anche vedere, se siete collegati sul canale 91, quella che è la notizia di un esperto di fitness che dà dei consigli e nutrizione, e ci dice appunto, eccola qua, non è quella l'immagine, ecco perché non dovresti mai mangiare il cibo che servono in aereo. Questo ci racconta, è intervenuto in un podcast, ha spiegato i motivi per cui non si dovrebbe mai mangiare durante un volo. Beh, insomma, una notizia importante che riguarda la nostra salute, ne abbiamo parlato in questi giorni di salute e del mondo della sanità, degli operatori che sono sempre, come dire, a nostra disposizione. In questo caso si parla di una news, tumore ai polmoni a Milano, lo screening gratis per fumatori ed ex, ecco come ottenerlo. La pagina di Leggo ci propone appunto questa possibilità, e riguardante la nostra salute, riguardante in questo caso
tumore ai polmoni. E poi invece per l'influenza, paura per la variante australiana, Bassetti dice attenzione alle polmoniti, intanto arriva un nuovo vaccino. Ci sono dunque notizie inerenti a questi argomenti. Per quanto riguarda invece la viabilità, prima di chiudere vado a controllare ANAS, non ci sono news proprio ultimissime oltre a quelle che abbiamo letto e che riguardavano la strada statale di Paganico con riduzione di carreggiata tra San Rocco Appilli e Siena in direzione Grosseto, e sulla Siena Bettolle invece una riduzione di carreggiata in direzione Siena in corrispondenza del cavalca ferrovia del comune di Sinalunga. E allora a questo punto è tutto, non abbiamo la possibilità di altri collegamenti, quindi diamo il buongiorno a chi ci ha seguito, speriamo davvero che sia un giorno migliore rispetto a quello di ieri. Noi ci ritroviamo lunedì con Buongiorno Siena.